Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Il Natale è sempre più vicino, è veramente vicinissimo, mi sembra volato questo mese di dicembre. E io sono anche in procinto di fare tutti i pacchetti regalo, tutte le confezioni, perché io sono una di quelle persone che quando va in negozio a comprare qualcosa, alla domanda vuole un pacchetto regalo, rispondo sempre di no, perché comunque mi piace realizzarlo da sola. E siccome ho tutto sul tavolo, tutto il materiale, a partire dalla carta, fiocchetti, fiocchettini, varie decorazioni, ho pensato di condividere con voi tutte le cose che io utilizzo quando faccio i pacchetti regalo e quindi dimostrarvele. Quindi ci trasferiamo sul mio tavolo, così vi faccio vedere quello che utilizzo io. Ci sono un sacco di cose più classiche, ma anche un sacco di cose originali, quindi andiamo subito a vedere. Per prima cosa vi faccio vedere la carta. Quindi io ho dei sacchettini già pronti, tipo questi che avevo preso da Tiger, che sono già confezionati, quindi semplicemente bisogna inserire dentro il regalo e la cosa finisce lì. Poi ho dei sacchettini, cioè scusate, delle scatoline tipo queste, fatte così, che sono utili quando il regalo è piccolino, quindi vengono molto bene in questi casi. Poi ho ancora dei sacchettini dorati come questi, dei sacchettini trasparenti, queste sono le cose diciamo già pronte. Poi ovviamente utilizzo della carta da regalo. La carta da regalo che ho scelto è questa con le stelle di Natale, questa con gli alberi di Natale fatti in questo modo. Poi ho questa che diciamo un pochino più adatta, magari se devo fasciare una cosa per un uomo perché ha comunque il paesaggio innevato e del blu sullo sfondo. Questa che ha di nuovo gli alberi di Natale fatti con i gomitoli di lana, mi piaceva molto. E poi questa che è di nuovo adatta magari per un uomo che ha appunto la macchina, vedete il paesaggio innevato, la macchina con scritto Merry Christmas e mi piaceva tantissimo anche questa. Poi ho una serie di adesivi, quindi questi con la stella, con le stelle comete e la stella, scusate, con le stelle normali e la stella cometa. Poi ho di nuovo delle stelline dorate, tipo queste, fatte così. Degli adesivi con scritto Buon Natale che sono utilissimi soprattutto se dovete coprire un prezzo. Poi ho questi che sono misti, quindi adesivi particolari con l'albero di Natale, col Babbo Natale, sono abbastanza carini perché insomma sono un pochino sull'ironico, vedete il Babbo Natale fatto così. Ho di nuovo delle stelle classiche tipo queste. E poi ho preso questi che sono molto utili, ve li apro, scusate se non vedete niente, che sono molto utili da mettere sopra il pacchetto per ricordarsi anche a chi è destinato, perché vedete che c'è scritto per, da, così almeno non mi dimentico, perché a volte magari faccio dei regali con la carta simile, poi non mi ricordo più per chi è, quindi mi è già capitato di doverli riaprire, lo confesso. Poi sempre come adesivi vi faccio vedere questi che ho preso da Tiger che sono rotondi, così classici, e questi che mi piacevano perché sono un pochino tridimensionali, se così si può dire, perché dietro hanno questo tipo di scotch, vabbè, di adesivo, diciamo, un adesivo, e poi rimangono leggermente in rilievo una volta che voi li mettete sul pacchetto. Quindi, insomma, mi piacevano tanto e ne ho preso due tipi diversi. Questi che vedete e questi che mi sembravano un po' più simpatici perché vedete che il Babbo Natale comunque è un pochino più sull'ironico, diciamo. Insomma, anche questi mi sembravano molto carini. Poi io per fare i pacchetti utilizzo anche delle mollettine, come queste, ad esempio. Queste qua, tante cose sono dell'anno scorso e non ho comprato tutto quest'anno perché comunque poi quando le compro magari mi avanzano e quindi insomma mi rimangono. Quindi ho queste con la stella, ho queste col pupazzo di neve, l'albero di Natale, questa qui che ha il Babbo Natale, poi ho questa che ha l'albero di Natale, tutta glitterata così, molto carina. Ho queste che sono un po' più semplici, però comunque secondo me sono carine. Poi ho quelle classiche con l'albero di Natale, sia rosso che bianco. E direi basta come mollettine. Poi ho delle campanelle come queste che io di solito metto sul pacchettino per dargli un tocco in più. Poi ho questi nastri che sono fantastici perché sono quelli che formano la ghirlanda già diciamo già formata. Vediamo se c'è una figura che vi possa far vedere.
Ecco, sì, è scritto qua, ci sono le istruzioni sopra. Praticamente bisogna semplicemente tirare due nastrini e viene la ghirlanda già pronta. Quindi queste sono veramente comodissime perché si fa prestissimo e fanno comunque un bel effetto. Io poi utilizzo una serie di campanelle, tipo queste, fanno Natale, sentite? Fanno molto Natale, secondo me. Le ho di varie misure, a seconda della grandezza del pacco, ovviamente le vado poi ad utilizzare. Ho poi dei bigliettini d'auguri semplici, tipo questi, che vanno appesi al pacchetto, molto classici. Ho queste stelle in panno Lenci, queste vanno incollate con la colla a caldo perché non sono adesive. Quando l'ho comprate non me ne ero accorta, però io comunque ho la pistola a colla a caldo, quindi non è un problema. Poi ho preso questi nastri, questo ha le stelline, le ghirlandine, c'è scritto Merry Christmas, sono tre nastri diversi, sono di stoffa questi, quindi insomma sono abbastanza belli, raffinati. Ho preso poi questo che ha, è rigido perché ha del fil di ferro, quindi si può legare in tutti i modi, diciamo, ha le foglie verdi, le classiche palline rosse. Questo ancora non ho deciso come utilizzarlo, ma mi sembrava comunque carino per dei pacchetti. Poi ho questi fiocchetti rossi classici che dietro sono fatti così, quindi possono essere legati in modo semplicissimo. Poi ho una serie di palline rosse, queste qua proprio classiche che utilizzo di solito sui miei pacchettini. E poi come ultima cosa vi faccio vedere i nastri. Io ho i nastri classici che sono questi di diversi colori perché ce l'ho verde, rosso, dorato e blu. E poi ho invece dei nastri un pochino diversi come questi, ad esempio, questi qua, che sono un pochino più rigidi, nel senso che si possono manipolare in tutti i modi, si può andare a formare un fiocco, una ghirlanda. Il fatto che siano così rigidi e comunque di stoffa permette una serie di lavorazioni. Ho questi e poi ho anche questi fatti in un altro modo, fatti così. E come ultima cosa ho questo che è un filo rigido, molto rigido, che permette di legare magari delle cose che voglio mettere sul pacchettino, anche semplicemente la campanellina magari può essere legata in questo modo con questo nastro. Questi erano tutti gli strumenti che io utilizzo per fare i pacchetti, quindi insomma una serie di cose, ve le metto qua in modo un po' disordinato, ma così almeno le vedete tutte. Queste sono tutte le mie decorazioni natalizie, la carta, i fiocchetti, tutto quello che utilizzo. Vi invito come al solito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.